prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo presi degni delle promesse di Cristo. Invondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la tua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che il Signore custode, illumina, custodisce, che ti fui a fuori dalla pietà celeste. Amen. Non allora, Signore, splenda del suo luce perpetuo, amen. Madre della Chiesa, madre mia, a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il concetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa conoscere la visione dello Spirito, io divento strumento efficace per l'edificazione della Chiesa nella realtà, con la vocazione ricevuta in comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente i poveri e bisognosi di perdono. Pertanto, Giova Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, perché impariamo da Maria, Signora del silenzio e della speranza, a vegliare fino alla nascita del Dio bambino, luce che illumina le tenebre del mondo e dona pace ai nostri cuori. O Maria, concepita vita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. In particolare, preghiamo perché la tua vita sia al centro del cuore e programmi di inclusione che valorizzano la loro partecipazione attiva. Preghiamo per le persone senza dimora, perché le loro esistenze, spesso invisibili ai nostri occhi, diventino storie a cui rivolgere i nostri sguardi, convertano i nostri cuori e ci rendano capaci di riconoscere e accogliere quanti vivono intorno a noi. Cuore di Gesù, anima di anima e di cuore dei tuoi sacerdoti, perché non si lasciano scoraggiare da fragilità e difficoltà, imparando da te e dalla povertà della grotta di Betlemme. Perché impariamo da Maria la disposizione interiore della vigilante attesa. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordo, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona
labbra e la mia bocca proclama la tua lode. Il Signore è vicino, venite e adoriamo. Il Signore è vicino, venite e adoriamo. O Dio, vieni a salvarmi. Sì, Signore, vieni presto e mi aiuta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Adoriamo il mistero del Cristo Redentore. Nato da Maria Vergine, nel suo grembo purissimo, egli si è fatto uomo. Per divino consiglio, Maria piena di grazia, intatta sempre vergine, è il tempio dell'Altissimo, come sole che sorge, come sposo dal palamo, Dio viene a salvarci, o luce che risplende nella notte del mondo, vinci le nostre tenebre, o Gesù, Re di gloria, mediatore per gli uomini. Dai il perdono e la pace. A te sia lode, o Cristo, al Padre e allo Spirito, ora e sempre, nei secoli. Amen. Ci sediamo e fermiamoci a questo inno. Carissima Rosalba, pace sia con te. Ciao Alessandra, Mariella, ciao Alberto. Allora, questo adoriamo il mistero del Cristo Redentore. Cosa vuol dire il mistero di Cristo? Quando parliamo sempre di mistero, oppure invece di mistero possiamo dire sacramento, cioè dire qualcosa di nascosto. Il sacramento è una realtà che nasconde una presenza. Sacramento o mistero, la stessa cosa. Mistero è qualcosa che nasconde una realtà. Allora, cosa risponde? Quando adoriamo il mistero di Cristo, cos'è questa cosa che nasconde Cristo? Maria. La sua divinità. L'umanità. L'umanità. Questo qualcosa che nasconde la presenza di Dio è l'umanità. Non credo che chiunque guardasse Gesù bambino, quando è nato Gesù bambino, ha detto ecco Gesù, ecco il figlio di Dio. No. Dice è un bambino, basta, un bambino, figlio di Maria, basta. E Giuseppe, lo sposo, la figura legale, ha dato la legalità a una famiglia. Adoriamo il mistero. Cioè, mistero, l'umana natura che nasconde Cristo è il Mescià, Cristo è l'Ungo, Cristo è Dio. Questo. Gesù è l'umanità, Cristo è la divinità, Gesù Cristo, figlio di Dio, che è diventato figlio dell'uomo. Anche nella messa si dice mistero della fede. Sì, sì. Mistero della fede, perché la realtà del pane, questo segno sacramentale, il pane segno sacramentale che nasconde la presenza reale di un essere umano, e nell'umanità c'è la divinità. Adoriamo il mistero, quindi quando noi uno conosce il significato della parola, veramente si commuove. Ecco per quale motivo io mi meraviglio sempre che voi non facciate mai una domanda se è una provocazione. Vi dico, cioè, apriamo lo scrigno della parola, che cosa contiene quella parola? Cosa contiene? E lasciarsi travolgere. Perché la nostra ragione non è convinta, la ragione ragiona, non vede l'evidenza. Se da udito solo in decreditur, ma io credo perché tu,
tu me lo dici. Questo è il mio corpo, tu me lo dici. E io credo in quello che tu mi dici, anche se non vedo quello che tu mi dici. Quella è una realtà nascosta, mistero della fede. Adoriamo il mistero di Cristo. Non siamo la nostra... Il mistero di Cristo, che è ricoperatore, quello che recupera, recuperatore di ciò che si è smarrito. Gesù è venuto a cercare la pecora smarrita in noi, la generazione umana smarrita dal peccato, dall'orgoglio, dalla superbia, dall'invidia, dalla gelosia, dalle chiacchiere, dai tradimenti, dalle delusioni. Ma così, siamo smarriti, smarriti. Adoriamo il mistero di Cristo, Redentore, Recuperatore, Goelle, nato da Maria Vergine. E questo è il mistero dell'incarnazione, ci abbiamo tutto qui. Io questa domanda me la sono posta. Questa domanda me la ponevo io quando nella messa appunto si dice mistero della fede. Dico, è qualcosa che noi non possiamo riuscire a capire fino in fondo, quindi ci dobbiamo razionalmente no, quindi ci dobbiamo credo perché tu me l'hai detto, sì. Tu me lo dici e non posso non credere, sì, a quello che tu mi dici. Sì, sì, così io la intendevo, insomma. Se manco di fiducia, la sua parola è finita. Finisce l'amore quando il marito e la moglie non hanno fiducia in loro, non hanno fiducia nell'altro. Che ci stiamo a fare? Tu non credi a quello, alla mia purezza, alla mia santità, e sempre sospetti. Capite? La garanzia per cui devo affidarmi è credere in Gesù, carissimo Vito, ciao. E credere, intanto ringrazio quelli che la preghiera avete fatto, avete fatto molto chiasso sopra. Talvolta vedete una banale frumfluenza ti dà più fastidio di qualsiasi cosa più grave che ti possa accadere, e aver caduto, facendo il paragone di quello che mi è accaduto, però è comunque per dire, però grazie perché ci sostiene sempre, la nostra debolezza sempre ci fa sentire sempre, ed è bello questo. E poi domani c'è la seconda strofa. Prepariamoci a queste cose. Ci sono gli inni che facciamo per tutto il Natale e noi ancora siamo così muti, incapaci. Devo avere un'iniziativa. Adesso me lo copio, me lo fotografo, dato che è un inno che devo farlo sempre. E tanta pazienza. Manchiamo anche di iniziativa. Se noi stiamo a cuore a noi stessi, diamogli da mangiare quest'anima affamata, assetata, perché dobbiamo essere inerti? La pigrizia è purtroppo è il vizio delle anime morte, incapaci. Ma scuotite, un calcio nel sedere bisogna darselo, santa pazienza. Oppure dice, per favore dammi un calcio, fammi svegliare. Ci vuole la voce che ti grida. E pensavo anche Giovanni Battista, che è stato chiamato ad essere la voce, testimone della luce. Non era lui la luce, ma dare testimone della luce. Ma era una vocazione che sentiva dentro e gridava nel deserto.
deserto, uomini surdi, nel deserto dove c'è, non c'è tenerezza, c'è aridità, c'è la morte. Gridava, voce che grida. È tempo di svegliarsi. Dormiamo, auguri per quelli che non ci sono, poveretti, no? Che non posso essercene. Però hai messo sì. E vai che. Sì. Detto che sì, confesso a Dio onnipotente. Ti prego di non trascurare questa settimana. Ci vedi che Natale facciamo? Natale di lavoro, va bene, lavoriamo. Però dobbiamo recuperare quello che la mattina facciamo, la lezione divina è importantissima. Altrimenti che vai a fare il Natale arido come tutti gli altri anni, che ti lasciano così inaridito e ti lascia abbindolare, ti lascia travolgere dalla distrazione esterna, che non manca mai la distrazione terribile che distrugge l'uomo, lo manda fuori di sé, l'uomo fuori di sé. Noi siamo fuori di sé, di noi stessi quando l'abbiamo dentro e la parola ci richiama. Habitat in te ipsum veritas. Per favore, non possiamo perdere tempo alle pulizie, troppe pulizie e molta sporcizia dentro. Possibile mai? È troppo consumismo, regali. Devo fare la spesa, venerdì, Bruno, subito. Per favore, abbiate pietà, dobbiamo avere pietà della nostra anima, se no. Un po' di adorazione, un po' di silenzio, un po' di preghiera, un po' di rosario. Per questo Gesù piangerà ancora, si presenterà povero e solamente i poveri, i più poveri, saranno lì a dire: è l'unico approdo è questo. Gli altri manco ci considerano, ci schiavizzano, mettono sotto i piedi come un servino, basta. Confesso. Dio onnipotente, abbiamo visto le sorelle che ho molto peccato, i pensieri, parole, opere e azioni. La mia colpa, grandissima colpa, e subito la beata sempre vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore onnipotente e misericordioso, ti conceda l'indulgenza, l'assunzione e il perdono dei nostri peccati. Ecco Gesù. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvata.
vediamo. Sì. Salmo 50. Salmo 50. Mettiamoci nell'atteggiamento di Samuele, quando questo ragazzino che per la prima volta ha fatto l'esperienza della parola di Dio e secondo le indicazioni di Eli, perché la prima volta l'avevo scambiato per un'altra voce, non era la voce però che lui ascoltava. E quando si consulta con Eli dice: senti, per la terza volta sei chiamato nella notte, il Signore interviene nella notte, anche nel sonno lui ci parla. E tu gli dirai: eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta. Allora è lo stesso atteggiamento che questa mattina dobbiamo avere nei confronti di colui il quale ci parlerà. E dobbiamo avere l'atteggiamento di dire: eccomi il tuo servo ti ascolta, si compie in me secondo la tua parola, come dirà poi la Madonna. Il tuo servo ti ascolta. Da quel momento in poi, non ha fatto Samuele come facciamo noi. Non ha fatto cadere nessuna parola a vuoto. Significa tutte le parole avevano un contenuto che lo spingevano a vivere secondo le indicazioni della luce di quella parola. Noi invece no. A noi non ci conviene, allora non lo facciamo. Ci conviene e lo facciamo. Noi manipoliamo così la parola di Dio, scartiamo la parola di Dio e poi mettiamo da parte quello che è fondamentale alla nostra esistenza, perché abbiamo un criterio disorganizzato, non illuminato dallo Spirito Santo. Ecco, viene il nostro Dio e non si nasconde e non tace. Parla al nostro cuore, parla al nostro cuore. Questo cuore è affamato, quindi dà cibo a chi è affamato. Parla al nostro cuore, affamato di tenerezza, di amore, di pienezza, di grazia, di verità. Non tace, perché il nutrimento nostro è la sua parola, nutrimento nostro. Il nutrimento di un bambino lo riceve dalla madre con il latte e il bambino si nutre con quel latte. Allora non dice: viene il Signore, non si nasconde, non tace, perché ci vuole nutrire dalla sua parola. Noi siamo come bambini lattanti e lui ci dà la parola che ci deve nutrire e farci crescere. Per farci crescere nell'umanità abbiamo bisogno della sostanza del pane, del pane della parola di Dio, non di solo pane di Roma, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Intanto questa mattina vogliamo salutare Natalia, che ieri per la prima volta ci incontrava nel sacramento della misericordia e che oggi entra in Instagram. Salutiamo perché si possa nutrire, perché abbiamo fame di pane quotidiano, fame di pane nella mensa che noi prepariamo.
ma abbiamo più fame dell'anima. Molti hanno attenzione solamente al corpo, come le nostre mamme, mangiare, bere, dormire, e salute, e studio, e basta. E i nostri ragazzi sono assetati e affamati di quella parola che li fa crescere, e manca quella parola, quella parola. Educare la vita buona del Vangelo. Non crescono i ragazzi così, e sono ribelli, sono capricciosi, sono pretenziosi, è tutta la pretesa, tutto è preteso da loro, tutto è dovuto a loro, eccetera. Comprendiamo allora quanto è importante sfamare la nostra sete, la fame di infinito. La nostra anima ha fame di infinito. Nel momento in cui noi lo trascuriamo, l'anima si perde, si smaniosa, va mangiando a destra e a sinistra, qualsiasi ideologia di questo mondo, qualsiasi sporcizia, qualsiasi cosa immagine che li possa nutrire, e noi abbiamo così le bestie, le malvagie, la natura nutrita male, e questa natura così malvagia e colpevole che molto spesso, dopo aver mangiato, ha più fame di prima. Ma di che cosa? Di sporcizia. Scusate, siamo nella novena del Santo Natale. Cristo venuto come cibo, come alimento, e lo dirà: io sono il cibo, il pane disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà per qualcosa di dimensione che supera la terra, vivrà al di là del tempo e dello spazio, per l'eternità, vivrà per l'eternità. Invece noi banalizziamo tutto, materializziamo tutto, affascinati solamente dei supermercati, di tutte queste cose che luccicano e ti invitano a sprecare, a riempire di nulla del tuo cuore, nulla, e di illudere se stessi. Si illude se stessi. E non c'è una persona che non abbia, cominciano già a prendere tatuaggi, ma vergogna. Comunque chiedono perdono perché non sapevano nulla, non sanno quello che fanno, quello che si mettono nella pelle, e chiedono, sì, basta chiedere perdono, il Signore li azzera il peccato, azzera, perché per ignoranza. Natalia scrive: grazie per l'invito, oggi non sono riuscita. Natalia? Ringrazio per l'invito. E la funzione di ieri mi ha molto colpita, e dunque ho un gran mal di testa. Ha mal di testa. Sì. Dobbiamo combattere con il nostro guscio. Noi abbiamo questo guscio del corpo, qualcosa di meraviglioso dentro di noi, un tesoro. È una benedizione per te, per Sofia, per Nando e la mamma tua, Irene. Forza, andiamo. Forza, via, avanti. Io? Sì. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non dace. Forza, 50. Parla il Signore, Dio degli dei. Allora, quando parla, convoca tutti, nessuno escluso, eccetto che qualcuno non vuole nemmeno ascoltare. E questo è il peccato di omissione, no? Uno che non vuole ascoltare perde molto. Per questo, mi pare, nel primo punto dice: perdi un po' il sonno per guadagnare qualcosa di più, no? Come ci è messo lì sopra? È chiuso. È coperto. È coperto. Che quell'ora che si perde si recupera, c'era scritto. Sì, ecco, esatto. E salutiamo Simona.
convoca la terra da oriente a occidente, da Sion. Bellezza. Bellezza perfetta. Perché bellezza Sion? Per quale motivo? Noi quante volte diciamo questo salmo e non ci siamo mai chiesti cosa significa questo. Parla da Sion bellezza perfetta. A chi si riferisce questa bellezza? Alla verità che è Cristo. Cos'è la verità? È lo splendore della bellezza. Cos'è la bellezza? È lo splendore della verità. Da Sion significa nel cuore, e il cuore dove abita Cristo, la Chiesa, il Sion che è la profezia della Chiesa e del Paradiso. Bellezza perfetta, Dio risplende. La bellezza del volto del cristiano si vede subito. Risplende la bellezza del volto del cristiano. Come risplende la luna allo splendore del sole? La bellezza della luna è corrispondente alla pienezza dello splendore del sole. Non è in cono d'ombra, è lo splendore. Allora, quando c'è una persona bella per le virtù, per le qualità, per quel Cristo che abita dentro di noi, questo splendore, questa bellezza è l'irradiazione della presenza di Cristo nel cuore. Altrimenti, come direbbe il nostro carissimo Pasqualino, tu lo devi dire. Ma è distratto. Sei distratto. Un anello d'oro. Però devi seguirci, scusami. Non devi pensare al lavoro che devi fare. Avevo capito un'altra cosa. Un anello d'oro nel naso di un maiale. Così è la donna bella, ma senza cervello. Grazie. Lui è un portavoce, quindi un profeta. Da dove lo attingi tu questo? Come fare? Da dove lo prendi tu? Scoperto. Questo proverbio. Dal proverbio. Al 3 mi sembra che sia. La prima lettera dei Corinzi. Allora diciamolo a tutti in questo Natale che si orneranno come alberi di Natale, tutto pieno di fiocchi, di cadere, di rosso, di sera, di cose dell'altro mondo. Apparire, cioè dire un'apparenza dentro, una morte dentro, capite? Le facciate strane. Andiamo all'essenzialità, stiamo aspettando Gesù che ci riempie di gioia, di bellezza, di serenità, di grazia, di forza, di ricchezza del cuore, provvidenza, di salute. Invece ci immestiniamo, bravoliamo nella lite. Come? Sì. Un anello d'oro è Proverbi 11:22. Sì. Allora, forse viene. Viene il nostro. Siamo nella novena del Santo Natale, novena. Oggi 18. Ieri la domenica ha preso posto il nostro carissimo Giovanni Battista, voce che grida nel deserto. Viene. Deserto dell'anima, no? Guardate, più deserto di così, l'uomo sta arrivando a Natale così desertificato, incredibile, così maniaco, così di acquistare, con tutti i debiti, acquistare, con tutte le cose, acquistare già cose che abbiamo, poi diciamo guarda l'avevo io già prima.
Viene il nostro Dio e non stai in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. È la teofania, splendore. La notte, quella notte santa, in piena notte, c'è lo splendore della luce che è venuto lì nella grotta. Una luce divorante, fuoco, intorno a lui si scatena la tempesta. Ma c'è l'armonia quella notte, però il canto degli angeli convoca il cielo, forza, dell'acqua e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me riunite i miei miseri, che hanno stabilito come un'alleanza, offrendo sacrificio. I cieli annunciano la tua giustizia, è Dio che ti giudica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, dovevo avere questa disponibilità del cuore. Facciamo deporre nel nostro cuore quell'alimento di cui abbiamo tanto di bisogno. Ma quanti motivi abbiamo di abbandonarci totalmente a quelle parole di consolazione, di conforto, di sostegno. Nello smarrimento comune Lui ci dà la luce, c'è il riposo, il ristoro. Perché non aprire il nostro cuore? Ma... E per far questo bisogna morire a se stessi, c'è poco da fare. Tutto ciò che è ingombrante, ciò che ci disturba, non viene da Dio, buttiamolo fuori. Devi dire qualcosa. Non è facile, perché la nostra umanità non è facile. Allora, chiudiamo il discorso. Allora, attenzione, io sono la tua forza, io sono il tuo vigore, ti amo mio Dio, mia forza, baluardo, difesa, rifugio, conforto, sostegno, scudo e la mia salvezza. Abbiamo un tesoro in un vaso di creta, perché appare chiaramente che la forza viene da Lui e non da noi. E quando tu ti senti debole, devi dire: Signore Gesù, come faccio? E dice: ti basta la mia forza. Allora, la forza non lo devo attingere in me stesso, assolutamente. Tu non possiedi la forza, è Lui che possiede tutto. Voi, io sono la vite, voi siete i tralci. Il tralcio riceve la linfa vitale, per cui il tralcio fiorisce, fa frutti, perché è unito alla vite. Ma una vite che si distacca è presuntuoso, si fa l'autoreferenzialità, ci penso io per me, ma questo è morto. Ramo secco. Quando uno comprende la debolezza umana, allora c'è anche il motivo di superare la debolezza umana. Ti bisuffici, grazie a me, ti basta la mia forza, Allora ho esclamato, quando sono debole, allora posso essere forte con la forza che viene da Lui. Tutto posso in colui che mi dà forza. Lui è la sorgente dell'energia, del dinamismo di cui ho tanto di bisogno. Perciò, capitolo primo della lettera ai Colossesi, versetto 27, che dice: combatto e lotto con la forza che viene da Dio e che agisce in me con potenza. Non c'è un'altra sorgente. Noi siamo sorgente della sorgente di Gesù Cristo, dell'amore del Padre. Io sono il Signore Dio tuo. Io ti ho generato. Non avrai altra forza dall'invore di me. Altro Dio,
altro valore. E siccome lui ci ha amato, ci ha creato perché ci ha amato, lui è la sorgente dell'amore. E se io non ottengo amore da lui, io non amo, io colonizzo, io domino, io schiavizzo, io prendo quello che appartiene agli altri, derubo. Un tiranno, i tiranni oggi sono così. Padre Gian Musso, stamattina a conferma di tutto quello che stiamo dicendo, ascoltavo una catechesi di Don Luigi Maria Picoco e in sintesi diceva: quando noi camminiamo in questo cammino sperimentiamo i nostri limiti, in effetti, ma a Dio basta dare il possibile e pregarlo per il resto, nel senso di dire: per il resto, Signore, pensaci tu, io ti do il mio possibile, quello che per oggi, e il resto lo metterà piano piano, lo metterà lui e ci farà crescere. La Madonna ha un esempio straordinario, lui ha fatto in me cose grandi. Lui ha fatto in me cose grandi. Lasciamolo lavorare. E il Signore lavora con la sua parola. Chi semina nel proprio cuore affamato, assetato, questa abbondanza della parola di Dio, ma quante cose ha da ringraziare il Signore, tutti i benefici, incalcolabili benefici, giorno per giorno, momento per momento. Offri a Dio un sacrificio di lode. Ecco, bellissimo. Secondo Salmo, secondo Antifona. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Vedete, allora gli uomini complicano le cose, complichiamo le cose. Vogliamo fare molte cose. Perché dice: vedi quanto ti voglio bene, Signore, che me ne faccio io di tutto quello che stai facendo, combinando? È un po' come le stesse cose quando fanno degli spettacoli alla televisione, o fanno i cantanti, gli spettacoli sono molto più belli delle canzoni che cantano, oppure tutte le goffaggini che fanno loro, tutta la coreografia così straordinaria, così grande. Così sono gli uomini, hanno l'apparenza, un'apparenza meravigliosa, stupendo, stupendo. Il siciliano dice così, come dire, è guastafeste, il proverbio siciliano, scurso di carta e guaita niente, dice. Tutto l'amore, tutto, chiasso per niente. Quanti rumori si stanno elevando attorno a Natale, quanti eserciti di Babbo Natale, di sciocchette inutili che vogliono sommergere quel bambino Gesù innocente che viene e che viene calpestato. Già Erode faceva, è stato da maestro, che poi tutti gli altri seguono il loro maestro, compreso Putin, perché Gesù è nemico del chiasso, è nemico delle fanfaronate, di queste goffaggini, di questo apparire. Quanta gente che presenta, come si chiama, il profilo, ma tutti orgogliosi, superbi, invidiosi, così vanitosi, veramente un fango di persone che vogliono esistere perché vogliono apparire, perché esistono così. Capite? E allora si contano, quanti siamo quelli che sono con le manine così, con il cuore così, eccetera, ma razza del... Vedete, lì noi nutriamo il nostro orgoglio, ma chi sei tu che appari con i profili?
quegli atteggiamenti smorfiosi per apparire grandi, grandi artisti, canzonettisti, modellisti, modelli, cioè, terribile, ma guarda un po'. Però ci sono dei belli che si nutrono di questo e vanno cercando, ma guarda che bello, eccetera, così, come ammazzano il tempo, come si ammazzano, come si suicidano lo spirito, lo suicida. E noi siamo ad uccidere noi stessi. Ecco per quale motivo, ma che... Ascolta, ma ve lo voglio parlare. Io sono tuo Dio, io sono il maestro, io ti devo insegnare, io sono il maestro. Non ti rimprovero per i tuoi benefici, per l'olocausto, per tutto, vitelli, capri, eccetera. Che me ne faccio? Sono mie tutte le bestie della foresta, forse animali a migliaia. Sono mie tutte le bestie della foresta. Animali a migliaia sui monti. Conosco tutti i cieli del cielo. Che ti pare? E mio ciò che si muove nella campagna. Tutto mi appartiene. Che cosa vuoi da me? Che cosa mi vuoi presentare? Se tutto mi appartiene, che cosa vuoi? Vuole il capolavoro che lui ha creato. Vuole il capolavoro che ha creato lui. Qual è il capolavoro che Dio ha creato? Il cuore dell'uomo affamato solamente di Dio, dell'infinito. E basta. Rosalba, siamo arrivati al punto più importante? Forse andiamo? Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Ed è questo, carissima Rosalba, di cui tutti abbiamo bisogno. Questo che viene è il versetto 14. E cosa vuole? Non vuole le cose, non vuole cose. Perché tutte le cose che lui ha creato e lui le ha volute e appartengono a lui. Che cosa mi dai? Le cose che io, di cui io non mi nutro di queste cose. Ho bisogno dell'amore. L'amore non è amare. Dammi il tuo cuore ferito, deluso, calpestato. Tu hai dato da mangiare il tuo cuore fango, tristezza, angoscia, istintività, passionalità, egoismo, lussuria e tutto l'obbrobrio di questo mondo. Dammi il tuo cuore, io lo fascerò, lo guarirò e tu mi darai gloria. Questo vuole il Signore da noi. Basta. Che cosa volete? Qui è la definizione più alta di chi è colui il quale noi aspettiamo. Quel Gesù bambino con le manine così vuole essere preso. Prendimi, prendimi. L'abbiamo lasciato così, l'abbiamo lasciato così. Invece ora, dopo che lei mi ha detto questa cosa, guardandolo, veramente, oltre alle mani aperte verso gli altri, dice: è affar mio, è affar mio, ci penso io, tu dammi il tuo cuore e poi faccio tutto io. Bello questa meditazione, bellissimo. Se uno riflette, e qui questo è Gesù che cerchiamo, questo è Gesù. E padre Giambusso, però devo ammettere che questa interpretazione me l'ha passata lei. All'inizio, quando io non stavo benissimo, il mio primo Natale, mia nipote da Rimini mi ha portato.
portato con me nelle molto le altre, io poi ho portato da lei per fare benedire. E ha proprio questa mano, una mano così, e lei mi ha detto, vedi, a questo bambinetto tu devi essere tranquilla quando lo metterai, quando sarà a casa tua, perché lui ti dice, non è bella, ci penso io. E da allora questa mano, infatti ieri la prima cosa che ho detto del mio, io la prima cosa che metto fuori e che in genere conservo con molto ritardo è questo bambinello grande con questa mano. Nei momenti di affanni ci vado in opera e lui mi dice, ci penso io. Ringraziamo il Signore di queste cose che ci stiamo dicendo, perché andiamo nel cuore del nostro essere cristiani, amati, voluti, prima ancora della creazione del mondo. Lui ci ha scelti per essere santi, felici, immacolati nella verità, nella verità. È così bellissimo. Lo puoi leggere Donatella al versetto 14 e così salutiamo la tua sorella Rosalba. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli ad altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Io l'appunto perché ogni volta che leggiamo questo passo io appunto qualcosa. E lei l'altra volta ci ha fatto scrivere, questo è ciò che Dio vuole da me, il mio cuore angosciato ma contrito e risanato. Sì. Questo è lo stesso. Tu pensaci tu, no, cuore, pensaci tu. Allora attenzione, qui c'è un apostrofo, un'apostrofazione, un'indicazione terribile che fa. È Dio che giudica, che dà definizione. Qui c'è la definizione di chi è il cristiano incoerente. E lo chiama malvagio. Perché ti copri dentro una tua filosofia. Questa filosofia è stata, come dire, l'allusione erano le foglie di fico. Le ideologie sono le foglie di fico che hanno usato Adamo ed Eva per nascondere il loro peccato. Cioè dire ragionamento tortuosi. Quali sono questi ragionamenti tortuosi? I ragionamenti tortuosi sono quelli che giustificano i loro mali affari. Significa, io credo, però non sono coerente. Io credo, però non sono praticante. Ed è un malvagio, perché vuole coprire tutte le sue magagne dentro questo. Io ci credo, però non sono coerente. Cioè non sono coerente, non sono osservante. Sono praticante. Praticante. Allora andiamo. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Se vedi uno andare fuori con lui e gli adulteri ti fai compagno, abbandoni la tua bocca al mare e la tua lingua carne di altri. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero,
pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo, voi che voi indicate a Dio, perché non mi aspetti per domandi e nessuno mi salvi. Ti offrirò il sacrificio, questi in onora, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. Guardate come viene definito il peccato, con un linguaggio felino, linguaggio da leone. Il peccato è come un leone che mangia, divora la preda, cioè sbrana. Uno che commette il peccato si autodistrugge. Con parole più efficaci sono l'autosbranarsi, l'autodistruggersi. Il peccato ci distrugge. E questo, guardate, dice, capite voi questo che dimenticate Dio? Perché quella parola, dimenticando Dio, vi sbrana. Nessuno vi può salvare, perché tu sei artefice della vita e della morte. Se ti consegni alla vita, allora tu puoi veramente dire: sono salvato da Lui, dalla verità. Ma se tu rifiuti colui che viene, tu ti autodistruggi. È il peccato che distrugge l'uomo, non è Dio che distrugge l'uomo. Il peccato dice: stai attento, che sono conseguenze gravi. Un richiamo, come quando dice le medicine devono essere ricettate, altrimenti, se non sono ricettate, diventano un veleno per se stessi. Allora, quella parola deve essere precettata dalla sua divinità. Dalla divinità che ci porta, ci dà luce. Se uno vuole gestire se stesso, usare tutti i mezzi per realizzare se stesso, distrugge se stesso, si sbrana. E nessuno vi salva, perché tu hai gestito in un modo scompensante i tuoi progetti futuri. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Isaia 46 30 dal versetto 18 al 17 oggi 18 46 qui c'è messo nella fede dal 17 al 23 dicembre 18 dicembre. E oggi cos'è? 18 dicembre tiziano e 18 321. Da pagina 18 forse 49 46 46 1 13 1 13. Ecco, non avrai altro Dio all'infuori di me. Nessuno può prendere il posto di Dio nella nostra vita, perché è un inganno. A terra è bello, rovesciato e nero. I loro idoli sono per animali e bestie, caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato. Sono rovesciati, sono a terra tutti, non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Quindi l'idolo costruito dall'uomo proietta nelle cose le loro sicurezze. Quindi l'uomo si crea il Dio dei suoi vizi, possiamo dire, dei suoi progetti, un Dio dei suoi progetti, delle sue sicurezze. Quindi è un tradimento terribile. Noi tradiamo
l'origine della nostra esistenza, lo rifiutiamo, capite? È una ribellione razionale dell'uomo. Lui dice, se Dio mi ha creato, ma qual è Dio? Dio dei nostri pensieri, dei miei pensieri, dei miei ragionamenti. Ascoltatemi, casa di Giacobbe. Forza, versetto 3. Tutto il resto della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo. Che bello, capite? Vi ho portati come una madre ha portato il suo bambino nel mio grembo. Vi ho portati come una madre porta il proprio figlio. Vi ho portati da me fin dal seno materno. Capite? Quindi siamo stati nel grembo di un amore grande, custodito, difeso, amato, accarezzato, progettato. Capite allora significa un amore grande, grandioso, che non è un amore così massificante, ma per ognuno di noi è così, per ognuno di noi è così. Quando noi leggiamo la scrittura e parla ad ognuno al nostro cuore, voi portate da me, voi, ascoltatemi casa di Giacobbe, voi portate da me fin dal seno materno, sorretti fin del grembo. Mi pare che dovrebbe essere il capitolo 31 del Deuteronomio. Andiamo a vedere il capitolo 31 del Deuteronomio. Speriamo che... Capitolo 31 del Deuteronomio, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Aspettate, pure poi il contrario. Allora aspettate, dunque, ascoltatemi, è il capitolo Deuteronomio, capitolo 1, versetto 29-30, comunque 30, sì. Allora, capitolo 1, Deuteronomio, versetto 30, il Signore vostro Dio. Che vi piacere. Non spaventate, no. Egli stesso combatterà per voi. No, questo, forse via. 30. Il Signore vostro Dio che vi precede, egli stesso combatterà per voi, come il cielo voglio ho fatto sotto i vostri occhi in Egitto, nel deserto dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino della vita. Come avete fatto? Che siete arrivati qui, eccetera, eccetera. È chiaro o no? Allora, due riferimenti. Lui ci ha portato come una madre ha portato il suo figlio nel suo grembo. Lui! Ditelo a quelle che sono ignoranti, quelle che dormono e che non conoscono questa verità e fanno i sapientoni e si costruiscono un Dio molto comodo e non sono mai tranquilli, mai sereni. Purtroppo è così, noi siamo presuntuosi. Dobbiamo fare un riferimento.
Va bene, andiamo su. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alle canizie. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Guardate che verbi straordinari che sono per noi. Vi sosterrò, vi porterò, vi salverò. A chi mi paragonate e mi assomigliate? A chi mi confrontate quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia. Pagano onorefice perché faccia un Dio che può venerare, che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo. Non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde. Non libera nessuno dalla sua afflizione. Ricordatevelo e agite da uomini, riflettete, o predicatori. Allora dobbiamo riflettere perché noi stiamo celebrando la venuta di Gesù. È un Dio fatto carne, quale materiale, quale materia? Fatto uno di noi, si è assimilato a noi, condivide le stesse pene nostre, le nostre difficoltà, le delusioni, le angustie, le condanne, l'innocenza condannata. Imparate da me. Perché andiamo cercando la filosofia, le ideologie che ci allontanano da Dio? Guardiamo colui il quale è venuto nella carne, fatta uno di noi, fattosi uno di noi. E come è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, di cui noi abbiamo, facciamo parte della divinità, di questa grande dignità. Diciamo che leggendo questo magari può venire il dubbio, dici, ma perché bisogna credere fare le statue praticamente, eccetera, eccetera. E comprendiamo che non è lontana da noi questa adorazione. Noi richiamo le figure, quel bambino Gesù è diventato un bambino, ed è noi guardiamo quel bambino così che nascondeva l'umanità, la divinità di Gesù. Ci richiama a questa domanda, diciamo, il Catechismo della Chiesa Cattolica dà la risposta praticamente, dice perché veneriamo Santi e la Madonna, perché praticamente si dice che l'icona perfetta, liturgica perfetta è Cristo Signore. La Madonna e i Santi hanno vissuto e hanno glorificato nel loro corpo la persona di Cristo Signore, per cui è come se fosse la stessa cosa, cioè non c'è una grossa differenza, diciamo, di è come se si incarnano, ma però lo leggerò giusto. No, cioè, comunque è giusto. Comunque questo super giusto, praticamente. Sì. Qui, perché chi vede me vede anche il Padre. Per cui questa gente ha glorificato proprio, come se è incarnato in Cristo, ha vissuto la stessa vita portando avanti i valori. Scusatemi, e la verità di Cristo. Quando Paolo disse, nel momento in cui fu battezzato, non vivo più io, è Cristo che vive in me. E cos'è così? Si è fatto uno di noi e noi facciamo parte della sua divinità. Allora l'abbiamo detto, no? Comunque è importantissimo questo. Se noi, la coscienza di Paolo deve essere la coscienza nostra, perché è la più esperta, che è allertata in modo eccezionale. Quando momento in cui io sono stato impostato, incorporato in Cristo, la vita di Cristo è stata penetrata dentro tutto il mio essere, e il mio essere, che è il più piccolo, molto più piccolo della sua grandezza, allora dice non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Un bambino che vive nel grembo della madre può dire non sono io che vivo, è la mia madre che vive in me. Non so come dire, il corpo.
Io vivo nel mio, nel corpo di mia madre. Cioè, vuole fare capire che non c'è una differenza fra santi e Gesù Cristo. Questo è quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Almeno per chi poi lo vive interamente, cioè è come se glorificano la stessa persona. Certo, leggetelo, c'è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quando dice perché adoriamo santi e la Madonna, e ve lo spiego. Qua, nella prima lettera dei Corinti, no? E nel versetto 38 dice così: e Dio gli dà un corpo come stabilito a ciascun seme il proprio corpo, non tutti i corpi sono uguali, altro è quello degli uomini e altro è quello degli animali, altro quello degli uccelli e altro quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro è quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore. Così, che poi parla, diciamo, della resurrezione, del fatto che anche il Signore ci ha fatto. E noi, sì. Noi abbiamo uno splendore diverso. Cristo risorto risplende nel nostro corpo mortale, e farò risplendere come il suo corpo glorioso. Questo, saremo glorificati con lui. Questo dice. Va bene, andiamo. Basta. Ognuno lo invoca ma non risponde, non libera nessuno dalla sua afflizione. Ricordatevelo e agite da uomini, rifletteteci o prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è altro. Sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annuncio la fine, e molto prima, quando non è stato ancora compiuto, sono colui che quindi dice. Quindi è il vivente, Dio è il vivente, il Dio dei vivi, non è del Dio dei morti, che si è costruito, ma si capisce subito la materialità delle cose, poi via. Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Sono colui che chiama dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e così avverrà. L'ho progettato, così farò. Ciò che lui dice si realizza, e non possiamo far cadere nessuna parola perché non ci conviene. Noi tradiamo così l'immagine di che si comunica attraverso la sua parola. Forse così. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io porrò in Sion nella salvezza, a Israele darò la quindi mia gloria. Quindi sempre il richiamo del Messia, il richiamo. E questa è la nostra ricchezza, la nostra sicurezza. L'attesa è noi così, stiamo aspettando colui che è stato preannunciato, profetizzato fin dall'eternità, questa venuta, e che noi abbiamo avuto, noi stiamo vivendo il grande avvenimento della nascita di Gesù 2000 anni fa, lo stiamo vivendo, nei segni sacramentali. Quando ti vai a confessare, cosa stai vivendo? Il mistero di Cristo che passa e ti fa passare dalla morte alla vita, dal peccato alla risurrezione. Il battesimo altrettanto, l'Eucaristia. Cos'è l'Eucaristia? Sono nel corpo di Cristo che vive sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E se adesso attendiamo la seconda venuta, la parusia, la prima venuta a Natale, e noi l'abbiamo imbrogliato, l'abbiamo imbancato e si continua ad essere imbancato sempre. E le grandi illusioni, delusioni degli uomini, con queste delusioni uno dimentica le cose e quindi una voce che ti rimorde, che vuole essere soffocata, i divertimenti sono questi. Le illusioni grandi nostre, noi dobbiamo aspettarci la seconda venuta, che avviene giorno per giorno la seconda venuta,
perché quando una persona chiude il cammino della sua esistenza, in quel momento c'è il giudizio particolare in attesa del giudizio universale. Quindi arriva per ognuno di noi, così, ad uno, ognuno, uno, sono quelli che ci hanno preceduto, sono in battistrada, poi noi adagio adagio. Quando poi si completa il numero, tutto il complesso, ci sarà questa la parusia, il giudizio universale, dove tutti saremo giudicati dinanzi a Dio. Dio giudice giusto. Confesso a Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle. Fallo come nome di Dio. L'anima nostra è condata in grazia e a noi è dato il pegno della gloria futura. Fratelli e sorelle, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Thank you.